Abbiamo qui con noi il team dei vincitori. Sono dell'Università di Lecce, ricercatori dell'Università di Lecce e se non, anche di qualche centro di ricerca limitrofo, se non ho capito male. Francesca e Francesca, mi vengono facili i nomi delle ragazze, Italo il nome del maschietto vicino. Maschietto, diciamo. Okay. Allora, come è stato partecipare a questo challenge? Dunque, la sfida è stata presa e colta in modo assolutamente entusiasta, perché ci accomuna l'interesse sul calcolo parallelo, sull'utilizzo soprattutto di hardware non convenzionale per il calcolo parallelo, quali ad esempio gli acceleratori e le GPU in particolare. Quindi noi abbiamo accettato la sfida di buon grado, anche perché, ripeto, noi abbiamo... E questo, cioè, l'altra cosa che ci ha spinto è questo spirito competitivo dell'andare a cogliere appunto le sfide e a dare il nostro meglio per ridurre al minimo i tempi di elaborazione. E vi siete divertiti? Ci siamo divertiti tanto, infatti abbiamo usato anche le sere e le notti per vedere il codice, per fare il codice, anche perché diciamo l'attività era anche un po' al lato rispetto al nostro primo impiego, prime attività, e quindi nonostante questo, nonostante avessimo tutte altro tipo di attività, lo spirito della competizione ci ha preso, per cui molto volentieri passavamo anche le sere o le notti a lavorare sul codice e poi anche appunto a vedere, testare queste nuove GPU. Chi ha scoperto gli elementi maggiormente importanti nell'ottimizzazione? No, vabbè, dai, tutti quanti, un po' tutti siamo riusciti a vedere, anche perché diciamo, le funzioni erano tante, ci siamo anche un po' divisi, abbiamo paralizzato anche il lavoro, l'approccio team. Sì, ci sono state alcune cose comuni, tipo ad esempio il fatto di usare le strutture CUDA, di usare le librerie CUDA, dopodiché una volta impostato l'approccio da avere, quindi risolvere i loop, risolvere la IO e altre cose, siamo riusciti ad andare più o meno in parallelo, ognuno aveva la sua funzione, ci scambiavamo sempre, ma tu come hai fatto qui, tu questo IO, ma guarda qua, ma questa moltiplicazione di matrici forse non serve e quindi abbiamo ridotto così, scambiandoci. Senti, quindi avete ora un'estate bella, diciamo, da trascorrere, no? Visto che c'è il premio, che quindi potrete insomma ingrandire gli obiettivi di vacanza. Noaio al supercomputer center. Va bene. Sì, no, io l'unica cosa che volevo come considerazione finale, che mi è balzata moltissimo, è il fatto della multidisciplinarità. Quello che è mancato, e che non soltanto a noi come team, perché noi siamo tre informatici, abbiamo avuto l'approccio al codice unicamente analizzando il codice come linee di codice. Per noi l'algoritmo era fatto da un doppio for con matrice da riempire, al massimo arrivavamo a capire che cos'è un prodotto di matrici. Il fatto del perché bisogna fare una convoluzione, una cross correlazione, un sampling, un oversampling, chiaramente ci sfugge, perché non ci siamo occupati, non ci occupiamo di immagini rilevate. Purtroppo però noto anche il contrario. Quando io ho visto il codice Doris, ho visto che il codice Doris non è stato scritto insieme a un informatico, e indipendentemente dall'uso di GPU o meno, quel codice Doris lì è scritto su CPU. Un mio studente non passava, nel senso, scusate se sono diretto. E quindi mi dispiace di questa cosa qui, che è vero che noi siamo soltanto tre e ci è mancata la presenza di uno, però nei team anche internazionali alla fine succede anche questo, che in quel caso l'autore di Doris non si è preoccupato, non ha pensato che forse un informatico invece di 16 minuti avrebbe permesso di arrivare ai 5 minuti, 3 minuti. Condivido assolutamente quello che hai detto, ed è anche era la base delle motivazioni per cui abbiamo fatto questo challenge. Capire come la scienza in generale, come ho detto, ingegneria, informatica, matematica, fisica, potesse poi arrivare ad una soluzione comune. Noi vi ringraziamo molto di aver partecipato, siamo molto contenti del risultato che avete raggiunto, anche perché speriamo sia di stimolo al Challenge 2016. E infatti, assolutamente. Noi ci impegneremo per fare in modo che sia così. Possano gemmare nuove collaborazioni, nuove attività in comune. Grazie a tutti. Grazie a voi.